L'idea era di parlare, di portare alla riflessione alcuni temi che a mio giudizio dovrebbero essere elemento di riflessione per gli insegnanti, di aggiornamento, di moltiplicazione di stimoli e di interessi. Parlare di Italia, Europa e mondo dentro la crisi ecologica planetaria e il declino non reversibile dell'Occidente non è semplice. Intanto il tema ecologico, di cui non parla nessuno. In Italia, senza andare molto lontano, ma anche in molte altre parti d'Europa, stanno morendo gli alberi da frutto. In Lombardia, come in Abruzzo, le ultime notizie si rubano piante, alberi di castagno, viti, proprio perché c'è questa moria. Stanno morendo le api. Sono usciti due film che lo raccontano, uno molto poetico, molto duro, ma un vero capolavoro, che è La quinta stagione, e l'altro un film di cui mi sfugge il titolo, di un regista austriaco che si chiama Imhoff, che racconta Imhoff con un documentario che le api stanno morendo e che il buon Einstein diceva che senza le api la vita dell'uomo sulla Terra difficilmente durerebbe più di 4-5 anni. C'è un inquinamento incredibile, c'è un esaurimento delle risorse fossili, in particolare l'uranio e il petrolio, che metteranno in grande difficoltà nazioni come la Francia, che hanno l'80% della loro energia elettrica dal nucleare. Quindi c'è tutta una serie di problemi molto gravi, c'è una sovrappopolazione, siamo oggi 7 miliardi e mezzo, ma saremo a breve 8 o 9, c'è un'incapacità dell'acqua di riprodursi dentro il ciclo pioggia, fiumi, stagioni, c'è un cambiamento climatico evidente, i meno 30, i meno 40 del Canada e degli Stati Uniti questo giorno ne sono un riverbero, c'è un'esasperazione climatica. Ecco, io credo che noi scuola dovremmo sviluppare di più la capacità di ricerca, di approfondimento, di interazione con questi temi e con questa realtà, perché sennò poi c'è il rischio, appunto, di perdere il contatto con una realtà che è molto complessa e molto delicata e molto problematica. Ecco, io credo che tornare a porre al centro dei dibattiti la questione ecologica sia una necessità dettata dalle difficoltà che stiamo vivendo e dalle cose che dicevo. Poi ci sono l'Italia, l'Europa e il mondo, ma prima però di partire con l'Italia, l'Europa e il mondo, io credo che ci sia un problema di informazione. Cioè, ripensando all'ultimo anno trascorso, oltre a chi è scomparso, si diceva Mandela, ma io penso anche a Hugo Chavez e Margherita Hack, due amici del SISA, Margherita Hack anche nostra iscritta, due persone straordinarie, magari poi qualcun altro meno simpatico ci ha lasciato, ma le due notizie che a mio giudizio restano dell'anno trascorso sono due notizie che qui in Europa hanno circolato pochissimo. La prima riguarda il fatto che i BRICS e soprattutto Cina e Russia hanno deciso di accogliere la proposta che era di Mandela e di Gheddafi, che tra l'altro i due sono sempre stati molto amici, di costruire una banca alternativa alla Banca Mondiale per finanziare progetti di sviluppo e non il controllo liberista sugli stessi come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale fanno. E di questa cosa decisa in Sudafrica a marzo nessuno ne ha parlato ed è invece uno dei più grossi cambiamenti ai quali stiamo andando incontro. La seconda è quella, io me lo appunto perché poi mi dimentico anche il nome, è la scoperta dello scienziato cinese Yan Wei Pan. Allora, Yan Wei Pan dovrebbe essere stato a 9 colonne su tutti i nostri quotidiani, su tutti i telegiornali, intervistato tutti i giorni, perché a maggio, in un contesto di lavoro collettivo, vedi che insomma ogni tanto lavorare insieme, lavorare in gruppo paga, è riuscito a teletrasportare alla velocità della luce per una distanza di 97 km un gruppo di 100 milioni di atomi di rubidio, realizzando il primo teletrasporto quantistico di oggetti macroscopici. Non mi pare poco. In un paese, in un mondo normale, gli avrebbero assegnato il premio Nobel per la fisica, ecco, solo che poiché è cinese, e la Cina, la stessa Cina che ad esempio da un anno non produce più auto
a motore a scoppio diesel, ma solo auto ibride o elettriche. La stessa Cina che ha aumentato del 18% il reddito dei suoi cittadini residenti nelle campagne, la stessa Cina che è il primo paese al mondo per innovazione ecologica. Io ho visitato nel 2010 una città di 30.000 abitanti che viveva solo di pannelli solari e pale eoliche. Allora è evidente che la Cina, che questa notizia Repubblica e il Corriere Online l'hanno dato un po' in piccolo in questi giorni, ha superato gli Stati Uniti nel commercio internazionale, però c'è questo tipo di dinamica, cioè certe cose da noi non vengono dette, e a mio giudizio le due più importanti notizie dell'anno passato generalmente non erano arrivate. E allora ripartiamo, detto del problema ecologico e detta del problema dell'informazione, perché insomma non sapere che c'è chi realizza il teletrasporto e non si tratta di Star Trek credo che sia una notizia importante. Come fai a dire che veramente è accaduto? No, ma è stato riconosciuto dal mondo scientifico internazionale. No, no, ma che però i neutrini quelli erano veri e c'è stato un movimento, era lei che non aveva capito il tunnel, ma al di là di ciò, se voi girate i siti scientifici, anche gli scienziati statunitensi hanno riconosciuto questa straordinaria scoperta e stanno facendo degli esperimenti nelle stesse condizioni, quindi questo perché. Allora, sono qua mentre stavo arrivando qui a scuola, sul bus c'era un signore di 88 anni che mi spiegava che un po' tutte le cose che ci vedevamo attorno, compresa questa scuola, l'aveva fatta il fascismo, insomma, come a dire, una volta le cose si facevano. Non l'ho contestato ovviamente nella sostanza, però ci aiuta questo signore a entrare nella logica della mentalità, non solo delle persone che hanno quasi 90 anni, ma anche di quelle che ne hanno un po' meno. E cioè, noi abbiamo vissuto, in particolare dagli anni 60, almeno per la parte conclusiva del secolo passato, in Italia, una situazione nella quale c'era un generale miglioramento delle condizioni economiche, di vita, un aumento dei consumi, c'era una fase cosiddetta di crescita. Il vero problema è che, quello che i nostri politici di allora non ci hanno mai detto, quella crescita si fondava di fatto sull'appropriazione delle materie prime energetiche e alimentari del sud del mondo, nazioni Africa, Asia, America Latina, nelle quali più o meno esistevano presidenti o dittatori al servizio dell'Occidente che quelle materie ci fornivano. Da quando esistono Brasile, Cina, India, Russia, che stanno come noi sul cosiddetto mercato mondiale, e pagano, lo vedo ad esempio in Congo, 10 volte ciò che noi pagavamo prima uno, poiché prendiamo il caso della Columbo Tantalite che fa funzionare i nostri cellulari e che al 99% è in Congo, poiché noi non vogliamo pagare 11, organizziamo la guerra del Nord-Sud Kivu, anche perché poi producendo molte armi bisogna cercare di venderle, e quindi si utilizza quello per pagare non più uno ma 3, ma non 11. Per cui è anche interessante vedere come l'Occidente cosiddetto fondato sul libero mercato in realtà a livello planetario si sia fondato su una rapina delle materie prime che avevano molto del monopolio. Allora, quella stagione di sviluppo nostra, quella nostra stagione di crescita italiana e quindi anche europea, si è fondata su questo grande arbitrio a danno delle popolazioni del sud del mondo. Questa partita è finita. Questa partita non è più praticabile, non è più rinnovabile, ed evidentemente ci obbliga a immaginare un mondo con criteri, categorie diversi, ma anche un'impossibilità di un mondo che espanda infinitamente i suoi consumi, e ragione di più il nostro, visto che al momento consumiamo ancora 4 volte un cinese e 32 volte quello che consuma un africano. Quindi questi parametri dobbiamo tenerli presenti. Dopodiché, evidentemente, venendo all'Europa, manca l'Europa, cioè noi abbiamo un'Europa di eurocrati che ha imposto vincoli, che ha imposto tassazione, che ha imposto riduzione dei servizi, e evidentemente i cittadini italiani questi lo vivono male. Io però mi permetto di dire che sono preoccupato perché quello che succederà
è che ad esempio alle prossime elezioni noi avremo alcuni partiti che saranno per l'Europa semplicemente nella posizione, riconoscendosi nella posizione dell'eurocrazia, della burocrazia economica che ha governato in questi 20 anni l'Europa, e avremo tutti gli altri che diranno che vogliono tornare alla lira e che non vogliono né l'euro né l'Europa. Ecco, io credo che lo dissi, lo scrissi a 18 anni nel tema di maturità e fui sgridato dai commissari di maturità perché parlavo di un'Europa sociale allora, ma mi permetto, anch'io su tante cose ho cambiato idea, ma mi permetto in questo caso di darmi ragione anche retroattivamente, nel senso che o l'Europa diventa un'Europa sociale, un'Europa dei popoli, un'Europa che ad esempio garantisce a livello europeo il funzionamento di certe cose, dalla difesa alla giustizia, al reddito di cittadinanza che c'è in molti paesi europei, parliamo d'Europa, a Berlino vivono 30.000 italiani, di cui 20.000 vivono del reddito di cittadinanza, del salario di disoccupazione che la Germania e la regione di Berlino e del Brandeburgo garantiscono. Credo che capirete da voi che non si possa immaginare uno spopolamento dell'Italia rispetto a un popolamento di un resto d'Europa dove il reddito di cittadinanza è garantito. Ma è anche evidente che non possono essere i paesi singoli. Ieri su Rai News un sottosegretario del governo Letta tornava a dire: ma a settembre bisognerà iniziare a pagare il fiscal compact. Io da segretario generale del CISA mi permetto di dire che sono stato l'unico, anzi guardato anche un po' male, noi del CISA siamo stati gli unici, che da 2 anni, da quando il Parlamento ha votato il fiscal compact, abbiamo detto l'applicazione fiscal compact obbliga a trovare 100 miliardi aggiuntivi a quelli che già ogni anno tra spending review, manovre si trovano, di tagli per 20 anni. Ora, prima sembrava che fossimo degli esagerati, oggi lo stanno dicendo anche altri. Quindi, ecco, quello che credo debba essere, quindi, che cosa dovrebbe fare la scuola, perché poi il ragionamento era quello di pensarlo un po' come un corso di formazione per gli insegnanti, questo. Allora, intanto tornare a parlare di ambiente, di cui non si parla più, e dei problemi ecologici che ho detto. Il secondo, aprire anche nelle scuole, anche tra colleghi, anche coi ragazzi, anche coi genitori, un dibattito su quello che deve essere l'Europa. Perché o ci appiattiamo sulle due posizioni al momento dominanti, nelle quali io personalmente, ma almeno in CISA, ma credo molti, credo anche voi non vi riconoscerete, cioè l'Europa dell'eurocrazia, dei burocrati, e dall'altra il ritorno alle monete nazionali, alla distruzione di questa Europa che sta lavorando male e che quindi bisognerebbe tornare ai cosiddetti stati nazionali, teoria, ipotesi che io non condivido per motivi che adesso anche vi dirò, oppure bisogna iniziare a inventare e proporre una terza via. Una via che sia europea e al contempo sia sociale, però va costruita, e io credo che anche questo necessiti dell'impegno, dell'intelligenza anche della scuola. Perché non funzionerebbe l'Europa nazionale? Perché comunque le monete nazionali forse non il marco, ma sarebbero ricattabili da un sistema economico mondiale che è globalizzato. Ho parlato con diversi economisti, non solo bocconiani, tutti mi hanno confermato, anche quelli di ispirazione culturale marxista, anche quelli di altre vedute, mi sono confrontato con molti economisti in questi anni. Noi, se tornassimo alla lira, avremmo un aumento delle esportazioni e una diminuzione del fatturato. Cioè, se oggi esportiamo 2 fogli e ci vengono dati 2 euro, domani ne potremmo esportare 4 al prezzo di 1 euro, cioè aumenterebbe l'export, aumenterebbe il lavoro, ma diminuirebbe il reddito dei lavoratori perché diminuirebbe il fatturato globale del sistema, del cosiddetto sistema Italia, brutta parola. Ecco, però io credo che su questo noi dobbiamo anche iniziare a parlare, a confrontarci, a ragionare con chi ci sta attorno per uscire dalla strettoia di quel doppio vincolo. Quindi questo intanto è un altro tema, a mio giudizio, molto importante. Riflettere sul fatto che il ritorno alle monete nazionali garantirebbe un peggioramento generale delle condizioni dei cittadini, i quali poi, proprio perché il mondo è globalizzato e poiché oggi non siamo più in grado neanche autarchicamente di produrci i pomodori che consumiamo,
dovremmo comprare i pomodori spagnoli sperando che la Spagna abbia la pesetta e non l'euro, perché sennò non possiamo più neanche permetterceli. Oltre a dire che, avendo rinunciato, come spiega bene l'economista e sociologo Gallino, a qualunque tipo di produzione industriale, noi abbiamo un paese che è totalmente incapace di produrre alta tecnologia, per cui voglio dire, un computer ve lo comprereste una volta ogni 10 anni se potrete permettervelo con la lira, non di più. E quindi questa è la situazione economica. Poi però c'è anche un problema culturale. Io consiglio a tutti i docenti di leggersi il libro della storica anglosassone Schmidt, che fa la storia dell'Europa tra il 500 e il 1000. È un libro fondamentale, perché spiega intanto che l'Europa non è stata sempre cristiana. L'Europa era in minima parte cristiana nel 500 e piano piano lo è diventata, poi con tutti i cambiamenti e le trasformazioni successive. Già questo ci chiama fuori da una logica stringente. Quando vado in Spagna mi diverto a ricordare agli spagnoli che la storia della Spagna cristiana è una storia marginale dentro il contesto di una storia di una Spagna islamica che è stata e che sarà. Qualcuno ogni tanto, quando dico queste cose, strabuzza gli occhi, ma io non voglio chiedervi per alzata di mano quanti figli voi abbiate, ma nella storia è sempre determinante il rapporto demografico. Poiché noi in media abbiamo 2 o 3 figli, esagerando, e dall'altro lato del Mediterraneo ne hanno 3, 4, 5, 6, 10, a Tunisi, a Marrakesh, ad Algeria, al Cairo, non c'è bisogno di inventarsi nulla di particolare. Masse giovani premono rispetto a un continente abbastanza anziano, quale l'Europa. È evidente che questo cambio, che in parte in Francia già c'è per un'immigrazione che è data da più tempo, in Germania vivono quasi 15-20 milioni di turchi, curdi, musulmani di altre nazioni. È evidente che questo cambiamento sarà epocale e molto vicino. Anche su questo, e non si potrà anche decidere di sparare alle frontiere, ma nella storia dell'umanità, lo dico da storico, se qualcuno ha notizie storicamente differenti me lo dica, ma come storico non ho mai verificato che una possibilità di un gruppo che fosse in una zona meno popolata potesse contenere i movimenti demografici determinati dallo sviluppo di popolazioni più giovani e più numerose. Non è dato, non è mai stato dato. Allora, possiamo anche inventarci politiche restrittive rispetto al tema dell'immigrazione, che così garantiscono, come dicevo prima che iniziassimo, che abbiamo in via Curtatone 50, 200, 300 eritrei che dormono in una stanza fredda sul pavimento a Roma nell'anno 2014. Possiamo avere questi centri di detenzione orrendi come campi di concentramento. Con Emilio visitammo durante il No G8 di qualche anno fa, del 2009, quello di Ponte Galeria, sempre qui a Roma. Ma non è questo il criterio. Volendo negare l'accesso ai diritti sanitari a Milano, ma credo anche a Roma, agli immigrati, si è tenuto il risultato che nelle nostre scuole oggi ci sono casi di broncopolmonite e di pidocchi. Cose che, come dire, per tanti anni fa ci sembravano superate. È evidente che l'accesso ai diritti garantisce di converso la riduzione di questo tipo di sintomatologie. E quindi anche questo è un terzo argomento che a me pare fondamentale, cioè quello dell'immigrazione e della nuova Europa, che sarà un'Europa plurale. Io ricordo Italo Calvino, ce l'abbiamo al Centro Studi Anna Segers a Milano, in un'intervista del 1980, un povero giornalista Rai che non aveva molta arte né parte, chiede a Calvino come sarà l'Europa, l'Italia dell'anno 2000, e Calvino dice sarà piena di minareti, di moschee, sarà... Ovviamente quello non capiva, noi oggi lo stiamo capendo un po' di più, anche se poi lo stesso sindaco Pisapia la moschea per gli immigrati e per i musulmani a Milano non la vuol fare, mentre noi siamo tra i primi promotori di una grande moschea a Milano. Milano è l'unica grande città europea, Milano ha 1.200.000 abitanti, un bacino di 4.500.000, è l'unico grande agglomerato di oltre 2 milioni di abitanti che non ha un luogo degno di culto, di preghiera, di studio, come ad esempio c'è anche a Roma, bellissima la grande moschea. Quindi
Questo è un altro problema dell'Europa, quindi problema d'Italia, problema dell'Europa, problema del mondo. Sul mondo è evidente che noi dobbiamo iniziare a ragionare rispetto a un mondo che non è più a nostro servizio, ma che chiede ugualmente, parimenti, a quale che sia l'organizzazione sociale che si dà, che chiede dignità, rispetto, diritti, e che se ha delle materie prime energetiche e alimentari le vuole vendere a vantaggio di un miglioramento delle condizioni di vita delle donne, degli uomini, degli anziani, dei giovani del suo paese. E questo è un altro cambiamento epocale al quale noi ci troviamo di fronte, perché è sempre meno possibile garantire questo furto di materie prime. Furto di materie prime, lo dico per inciso, che era anche fondamentale per tutte le politiche keynesiane. Io sono un anti-keynesiano da sempre, mi hanno invitato più volte a spiegare perché Keynes è impraticabile. Il keynesismo è impraticabile perché si fondava sull'appropriazione delle materie prime di altre nazioni. Quando tu questo non lo puoi fare, devi reinventarti qualcosa di nuovo, ma quella formula economica non è più praticabile. Allora, ecco, io credo che anche in questo senso c'è un ritardo delle Nazioni Unite, che non si sono rese capaci, del G8, che è una specie di succursale delle Nazioni Unite o dei paesi NATO più importanti, anche questo è abbastanza triste. È evidente che noi allora, come insegnanti, come scuola, come luogo di costruzione dei saperi, abbiamo a mio giudizio un compito fondamentale, che è quello di sviluppare intanto la conoscenza, dall'arte alla geografia, no? Cercano sempre di tagliarci percorsi di conoscenza dei popoli del mondo, ma che ci permetta davvero di fare della scuola un luogo nel quale, ormai sono anche tanti i ragazzi che vengono da questi paesi, la storia, la cultura, la conoscenza possa emergere con forza. Perché se noi immaginiamo un mondo, un'Italia, un'Europa monoculturale, non andiamo molto lontano. È evidente che la scuola necessita di un'apertura al mondo, che significa una conoscenza del mondo. L'Ecuador, che sembra così piccolo sulla carta, ha gli stessi chilometri quadrati dell'Italia. La Repubblica Democratica del Congo è grande come i 2/3 dell'Unione Europea in chilometri quadrati. Cioè, c'è proprio anche un approccio, direi, fisico, visivo. A noi il mondo continua a sembrare troppo piccolo, mentre il mondo non solo è molto grande, ma è già qui con noi e necessita di essere capito, conosciuto, vissuto in una dinamica relazionale e non di semplice respingimento. E io credo che questo sia un compito fondamentale nelle scuole. È vero che oramai non abbiamo più fondi per nulla, ma facciamo disegnare ai ragazzi le cartine del mondo. Io lo dico sempre, elementari, medie, superiori, cambia poco. Facciamo disegnare ai ragazzi dei grandi planisferi, facciamo mettere sui chilometri quadrati di queste nazioni e iniziamo a far riflettere i ragazzi nel confronto tra questi numeri, per dirne una. Così come potremmo fare dei grandi planisferi su dei grandi cartelloni e iniziare a riflettere su quelle che sono le materie prime che ciascuna nazione ha, perché se si scoprisse che di fatto l'uranio, ad esclusione di quello che hanno Cina e Russia, sta principalmente in Mali e in Niger, capiremmo forse che la guerra civile del Mali, la Repubblica Azawad, che ha tutto il diritto di essere indipendente in quanto Repubblica Tuareg, in realtà occupata da gruppi internazionali di integralisti islamici che vogliono vendere loro l'uranio, e ovviamente la Repubblica Azawad dei Tuareg danneggiata dalla burocrazia centralista maliana di Bamako, che in alleanza con la Francia garantiva il furto, come anche in Niger, dell'uranio, anche l'Afghanistan, le risorse minerarie. Allora, io credo che poiché gli strumenti, la scuola non ci dà più planisferi, carte, dobbiamo iniziare a produrlo. Quando io incontro i miei colleghi di lettere, dico loro: ma i ragazzi non sanno che iniziamo a fare queste cose, iniziamo a reimmaginare un mondo diverso. Ecco, queste
erano all'inizio almeno principalmente le cose che io sentivo con più urgenza di dovervi dire, e cioè quando, e ringrazio il dirigente scolastico non solo per la presenza ma anche per avermi permesso ancora una volta, dopo che ci eravamo incontrati su Don Milani e Gianni Rodari e poi su Pertini, di poter essere qui insieme a voi per un momento di riflessione, aggiornamento, è questo, cioè ci sono temi. Quando mi hanno detto scegli pure un tema, io ho scelto questo, Italia, Europa, mondo, dentro la crisi ecologica e la crisi mondiale, il declino occidente, perché io ritengo che gli insegnanti debbano iniziare a immaginare percorsi didattici differenti che valorizzino ciò che ci serve, ciò che serve per un nuovo, come si diceva prima, un nuovo grado di cittadinanza, un nuovo modo di essere cittadini, una cittadinanza che non può più essere solo italiana, europea, ma che deve necessariamente essere globale, mondiale. Allora, dentro questo percorso, noi abbiamo degli obblighi come formatori, come docenti, come educatori, e io credo che l'iniziare a mettere a fuoco questi temi sia importante. Io, Emilio lo sa, tutti lo sanno, sono sempre disponibile ad andare in giro a parlare di questi temi, ad approfondirne alcuni, altri, però ecco, credo che sia importante iniziare a immaginare che su questi temi si può lavorare anche immediatamente nel concreto e nelle nostre scuole. Ciò di cui non posso essere mai accusato è che i miei discorsi siano teorici e non calati dentro la realtà, poiché l'insegnante comunque lo faccio, è un'attività che mi piace, credo che la capacità che abbiamo noi del SISA è quella di unire l'azione pratica, concreta, quotidiana dentro le scuole, mettendole in relazione con un sentimento che è quello che ci fa fratelli dei nostri colleghi e degli studenti che stanno a Pyongyang, al Cairo, a Quito, a Caracas, in qualunque parte del mondo, a Kinshasa. Ecco, credo che questo sia un po' il nostro sentire. Queste erano le cose principali, poi, visto che avevamo già iniziato il dibattito, sono ben contento se volete intervenire, se lo vogliamo continuare, per parte mia anche sempre disponibile ad approfondire i temi che ho cercato almeno sinteticamente di illustrarvi. Grazie. Io vorrei dire qualcosa, mi dispiace.